sono 17 anni di storia che possono fornire qualche cosa. Magari salta fuori un argomento e magari noi abbiamo un filmato di 8 anni fa che di questo argomento introduce la genesi, per dire. Sì. Va bene. Grazie, sì, grazie. Allora, a te, grazie mille. Io adesso devo cercare la sigla di chiusura della nostra trasmissione, perché faccio tutto io qua. voi potete inventatevi un pochino qualche cosa per riempire il buco mentre io smanetto. Bene, puoi finire di far vedere gli argomenti, le categorie. Sì. Allora, eravamo rimasti a cultura, appunto gli eventi culturali che ci sono al pilastro, il DOM, le mostre, la biblioteca, le iniziative della biblioteca. Poi abbiamo invece in primo piano che sono, diciamo, gli eventi più importanti che succedono sul territorio, che ci riguardano da vicino. Ad esempio oggi in primo piano c'era sicuramente l'incontro con Tele Torre, e poi ci sono altri argomenti come i soldi per il bando alle periferie, qualcosa su FICO e degli incontri importanti alla Biblioteca Spina. Dopodiché abbiamo fatto uno speciale importante sul Papa. Abbiamo fatto uno speciale importante sul Papa, che secondo me è stata una cosa abbastanza bella e importante, nel senso che è stata una serie di contributi di persone che hanno vissuto l'evento della venuta del Papa nel nostro territorio da punti di vista completamente diversi, dall'educatore che lavora al lab e che quindi ha visto il Papa in diretta come operatore del lab, fino alla persona della parrocchia che è andata a sentirlo alla messa nello stadio. Punti di vista diversi, punti di vista, certo, molto eterogenei. Quindi abbiamo raccolto 6-7 testimonianze proprio di gente che più svariata del pilastro, che ha assistito all'arrivo del Papa. Vedete, questo è il modo di fare poi giornalismo, il modo che si fa anche per la televisione. Quindi non è che in quella ipotesi fantasmagorica che ho buttato lì, non è che dovreste cambiare molto di pelle. Si tratta soltanto poi di avere qualcuno che sa manovrare una telecamera e un microfono, tutto lì. Va bene, io intanto nel frattempo vi ringrazio, ho trovato la sigla di chiusura e se volete ve la faccio anche vedere. Ok, grazie. Certo, grazie per tutto. Ok.